Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato a vostra grande richiesta, dopo aver letto vari commenti sotto l'ultimo video. In realtà è il video quello della linea Cellular Beauty, di cui vi lascio naturalmente il link direttamente nelle schede, che tantissime di voi volevano sapere una mia opinione riguardo la nuova linea che è uscita da Lidl al miele. Io, come tantissime di voi, avevo visto appunto questa novità in edizione limitata sul volantino ed è praticamente questa linea qui che si chiama Sien, la linea della bellezza. Ed è composta, come potete vedere, da quattro prodotti, tutti per il viso, e sono nello specifico una crema al giorno Honey Age, una crema notte, naturalmente sempre Honey Age by Sien, l'olio cura del corpo ed infine la crema contorno occhi. Anche se in realtà io nell'espositore, che naturalmente sono andata a vedere oggi, ho visto che era presente anche un tonico per il viso, ma adesso vi spiego bene. E infatti sto ricontrollando proprio ora la foto, che adesso vi lascerò anche qui, in cui appunto è presente anche il tonico viso, ma comunque ne parliamo bene. Per prima cosa abbiamo la Honey Age by Sien Night, ossia una crema viso, che come potrete vedere ho deciso di acquistare perché fra tutti è uno dei pochi prodotti ad avere un buon inci. Si tratta appunto di questo prodottino qui, ossia appunto la Night Cream for Firmer Nourished Skin con Manuka Honey Extract e vitamina E per pelli mature e dry skin, quindi per pelli secche. E proprio questa dicitura per pelli secche mi ha convinta appunto all'acquisto, perché comunque, come vedete, è raccomandata per pelli appunto più avanti con l'età, giustamente. Io ormai sono sulla trentina, quindi direi che è ora. Ho deciso di prendere appunto questa night cream perché devo dirvi che ha un inci fatto davvero molto bene. Contiene 50 ml di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. All'interno, come potete vedere, si presenta, wow, in questo modo. Quindi ha un packaging oro e bianca. E voglio sentire assolutamente con voi l'odore. Mamma mia, ragazzi, ha un profumo dolce davvero buonissimo e sinceramente non vedo l'ora di provarla. Da come è formulata, quindi dall'inci, la consiglio per lo più, come è riportato anche qui sopra, per pelli secche e naturalmente per la notte, quindi non per il giorno, quando soprattutto in estate si suda maggiormente. E la crema notte, come potete vedere, ha un prezzo di 3,49 euro, che poi è lo stesso prezzo naturalmente della crema giorno. Anche la crema giorno, appunto, come per quella notte, entrambe contengono 50 ml di prodotto, hanno un PAO di 12 mesi e secondo me sono appunto più o meno la stessa cosa. Credo che abbiano, magari confermatemelo se voi avete acquistato appunto la crema giorno, lo stesso packaging interno e naturalmente la stessa profumazione. È sempre a base di Manuka Honey Extract e naturalmente vitamina E. È un prodotto adatto a pelli mature e naturalmente a pelli secche. Devo dirvi che appunto la crema giorno ha un inci fatto benissimo, quindi se magari come me non avete grande esigenza di idratare la pelle, è una pelle molto secca, vi consiglio di provarla perché sicuramente, almeno rispetto alla crema notte, sarà un prodotto molto molto più leggero. Comunque, riguardo gli ingredienti, potete stare assolutamente tranquille che sono fatti davvero molto bene. Proseguiamo poi con l'olio, prezzo 2,99 euro, For Effective Cleansing. E ragazzi, naturalmente ho deciso di non acquistare questo prodotto perché comunque ha tantissimi oli naturali e anche l'inci non è fatto neanche così male. L'unica cosa che ho trovato questo PEG 40 in altissima posizione, ho deciso di non acquistarlo. Qui dice che praticamente è un olio struccante che rimuove e deterge, rimuove anche il trucco waterproof.
Mi dispiace moltissimo non provarlo perché comunque non avevo mai utilizzato nessun olio per struccare il viso. Io preferisco sempre appunto o uno struccante bifasico per gli occhi e un detergente appunto struccante specifico ma non olioso per il viso. L'ultimo prodotto che almeno è riportato qui in volantino è poi un eye cream, quindi una crema contorno occhi, anche se in realtà nell'espositore, come vi dirò fra pochissimo, ho trovato anche il tonico. Comunque l'eye cream, ossia questo tubicino qui, sempre naturalmente con Manuka Honey Extract e vitamina E, sempre per pelli mature e per pelli secche, quindi adatto per lo più appunto per tutte le età. E ho deciso di prendere appunto questo contorno occhi perché come la crema viso giorno e come la crema viso notte ha un fatto benissimo, e avendo ormai sentito il profumo della crema viso notte sono sicura che avrà una profumazione fantastica, anche perché io adoro le profumazioni dolci. Si presenta in questo modo, il packaging esterno anche in questo caso mi piace moltissimo, simile agli altri contorno occhi Sien. Contiene 15 ml di prodotto a un PAO di 6 mesi. Sì, anche qui abbiamo la stessa profumazione identica della crema, della crema notte, e naturalmente non vedo l'ora di provarlo. Ci tengo a chiedervi già da adesso se voi avete acquistato questi prodotti e se per caso già li avete provati, fatemi sapere come vi siete trovate. Passiamo poi all'ultimo prodotto, ossia il toner, quindi un tonico viso. Questo non è riportato sul volantino, però io comunque l'ho trovato nell'espositore. È sempre a base di Manuka Honey Extract e qui abbiamo addirittura la provitamina B5. È un tonico, è un'acqua quasi trasparente, e ragazze, purtroppo ho deciso di non prenderlo perché anche in questo tonico troviamo un bel PEG 40 tra i primi ingredienti, come per il cleansing, l'olio viso di cui vi ho parlato prima. Quindi sinceramente non ve lo consiglio moltissimo, ecco, magari preferisco indirizzarvi più su un contorno occhio, una crema viso, che appunto acquistare questi prodotti che non sono proprio il massimo, almeno secondo gli ingredienti, per la skincare. Comunque la confezione contiene 200 ml di prodotto e un PAO di 12 mesi. Come sempre naturalmente vi chiedo di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, fatemi sapere se voi avete trovato questi prodotti da Lidl. Vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, nell'info box c'è anche il link al mio profilo Instagram, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!